Allora, dunque, dai, ma dai, davvero? Insomma, eh sì, tutte queste parole che si usano in italiano sono spesso molto difficili da trattare lezione, perché cambiano significato a seconda del contesto oppure dell'intonazione, perché i segnali discorsivi hanno tante sfumature. Allora, come facciamo perché i nostri studenti riescano a capirli e soprattutto a usarli nei loro discorsi? Come facciamo a insegnarli a lezione? Quali dobbiamo insegnare prima? L'insegnamento dei segnali discorsivi è un tema che di solito non viene presentato nei manuali né nelle programmazioni, ma noi insegnanti sappiamo che sono importantissimi. Con Allente abbiamo accettato la sfida e abbiamo inserito i segnali discorsivi nella programmazione fin dal livello A1. Abbiamo scelto dei segnali discorsivi per ogni unità che sono presenti nei testi orali e scritti, ma non solo. In Aldente si propone una sezione in cui si lavora sui segnali discorsivi in modo esplicito seguendo una sequenza didattica. Dunque, in Aldente si dà allo studente l'opportunità di fare una riflessione esplicita, metalinguistica e contrastiva sui segnali discorsivi e soprattutto si creano delle situazioni in cui l'apprendimento dei segnali discorsivi si fa in modo divertente e che motiva gli studenti. Questa è una delle novità del materiale, una proposta per lavorare appunto sui segnali discorsivi.